benvenuti a tutti. Oggi vi spiegherò insieme a Filippo l'attributo e la posizione. Iniziamo. Che cos'è l'attributo? L'attributo è un aggettivo che arricchisce un nome, nel senso gli dà un significato un pochino preciso e si può postare con qualsiasi parte nominale, con un complemento oggetto, con il soggetto, con una posizione, con un complemento indiretto, con un predicato nominale, con tutti potremmo dire, tranne con una parte, cioè il predicato verbale, ma questo lo approfondiremo dopo. Iniziamo subito. Ho un dubbio. Perché si chiama attributo e non aggettivo? Semplicemente perché si dice aggettivo nell'analisi grammaticale, invece si dice attributo nell'analisi logica, altrimenti si metteva lo stesso nome, un po' si ci confondevano. Ok, comunque, facciamo la frase, il gatto dorme. Ok, ora sappiamo che il gatto sta dormendo, e basta, e boom, no, non sappiamo di che colore è, se è grande, se è piccolo, non sappiamo un po' niente. Se invece noi diciamo il gatto rosso dorme, in questo caso rosso è l'attributo, perché precisa in questo caso di che colore è il gatto, è anche un aggettivo e dunque, come vi ho detto, gli aggettivi sono attributi. Ho un dubbio. E qual è questo altro dubbio? Ma l'attributo concorda con il genere e il nome, con il genere e il numero del nome? A cui si riferisce? Sì. Ma certo, ecco, lo stavo per dire. In questo caso la nostra macchina, nostra, si riferisce a macchina. Ma loro concordano, nel senso macchina è femminile e nostra è femminile. Macchina è singolare, nostra è singolare. La stessa cosa vale qua. I nostri vicini. In questo caso nostri si lega con vicini, che sono tutti e due plurali e tutti e due maschili. Ok, ora una cosa importante, come ho accennato prima, non si lega mai con un predicato verbale, l'attributo non si deve mai legare con un predicato verbale, tranne per alcune occasioni. Un esempio, se abbiamo il nostro predicato è nominale, la cosa cambia, perché Gigi è un ragazzo veloce. Veloce è un attributo e si riferisce al ragazzo. In questo caso notiamo subito che veloce si lega al ragazzo, che è la parte nominale in questo caso del predicato nominale, e quindi l'attributo si può legare con un predicato nominale, col predicato verbale no e con quello sì. Ok, ora se noi vediamo due aggettivi, no, in questo caso nostri e vecchi, possiamo pensare, ma sono due attributi. E no, sono un unico attributo. Quindi se vediamo in questo caso i nostri amici, i nostri vecchi amici, i nostri e vecchi, sono un unico attributo. La stessa cosa vale in questo caso, sei molto divertente. Divertente è un attributo, un aggettivo. Molto in questo caso è un avverbio, ma altri avverbi si possono anche legare, si unire nel senso, anche con delle locuzioni. Un esempio, sei del tutto, un esempio. In questo caso, anche in questo, se noi li vediamo tutti e due, dobbiamo farli come un unico attributo. Ok, ora diciamo qualche curiosità e qualche nozione importante dell'attributo. La prima cosa, se noi vediamo un aggettivo nella frase, non dobbiamo pensare subito aggettivo uguale attributo. No, non è affatto così. Si può essere tre cose l'aggettivo nell'analisi logica. Prima, un attributo che si lega direttamente col nome. Secondo, la parte nominale di un verbo nominale, di un predicato nominale. Un esempio, se noi facciamo Gigi è furbo, furbo è un aggettivo ed è la parte nominale del predicato nominale, quarti nominali, del predicato nominale è furbo. E può essere anche il complemento predicativo del soggetto. Un esempio, il tuo gatto è considerato pigro, oppure
io vengo considerato svelto, veloce. Ok. Passiamo alla posizione. Ok, adesso passiamo alla posizione. Ok, cos'è la posizione? È un nome che aggiunge una nuova informazione alla parte nominale a cui si riferisce. Ripetiamo anche che la posizione si lega, come nell'attributo, a qualsiasi parte nominale. Ok, facciamo un esempio. Filippo, un bambino. Un bambino in questo caso è la posizione. Attenzione però, perché se noi invece diciamo Filippo, un bambino felice e sorridente, sembrano tanti attributi e tante posizioni, ma no, sono un'unica posizione. Ora, come si dividono questi due grandi gruppi? Il primo, cioè che è un'unica posizione, cioè un unico nome, si dice a posizione semplice, che ne ha solo una e quindi non è molto difficile, il sottinteso. Invece, se noi abbiamo tutto quel miriade di parole, poi si accorta due parole lunga 300, invece si chiama a posizione composta. Ok. Ho un dubbio. E qual è questo dubbio? Ma anche la posizione concorda con il nome, concorda con il nome che è preciso? La parte nominale a cui si riferisce? Possiamo dire sì, sia no. Non è che, è perché non è un aggettivo gatto, nostra macchina, è un altro nome, quindi non è che... Un esempio, ci sono alcuni nomi che non hanno né il plurale, che hanno solo il singolare o solo il plurale. In questo caso, se il nome a cui si riferiscono è plurale, non si possono legare, ma poi diciamo di no. Ok, però facciamo questo esempio. L'informatico Luca. Dove si può posizionare? Dipende da dove si posiziona, può indicare diverse cose. In questo caso, l'informatico è la posizione. E quando si mette prima della parte nominale a cui si riferisce, indica una professione, un grado di parentela, un ruolo sociale. Ok. Se invece diciamo io stimo molto a Giulio, che è un elettricista provetto, in questa frase la posizione è un elettricista provetto. O quindi quando si colloca dopo può essere ampliato con complementi o attributi. Ok, ora la posizione può essere introdotta da locuzioni preposizionali e poi anche da preposizioni, da verbi, avverbi come da, per, come, in qualità di. Facciamo l'esempio. Giulio, in qualità di capo squadra, ha espulso a Luca. Da espulso Luca. In questo caso, in qualità di capo squadra è la posizione. Ok. Ho un dubbio. Ok, qual è? Ma la posizione è come l'attributo, che nel senso se ci sono due posizioni sono tutte e due unite oppure sono una sola? Allora, come ho detto prima, la mia posizione semplice e composta, se noi vediamo, come abbiamo detto, la posizione Filippo, un bimbo felice, bimbo è un nome, cioè una posizione, invece felice è un attributo, ma valgo come se fosse un'unica posizione. Ora, alcune cose molto importanti. Una caratteristica importante: come saper distinguere la posizione in qualità di capo squadra, in questi esempi, con il complemento predicativo del soggetto. Come si fa? È molto semplice. Perché se noi diciamo la frase Ciccio, facciamo un esempio, Ciccio è stato scelto come direttore del convento. In questo caso, se noi eliminiamo come direttore, potremmo dire Ciccio è stato scelto del convento. La frase perde tutto il suo significato. Perché se io vado a dire a una persona questa frase, dice, oh, ma che cosa mi vuoi dire?
in poche parole, non ha senso. Se invece noi prendiamo questa frase qua, Giulio in qualità di caposquadra è espulso Luke. Ora, se noi togliamo la posizione, cioè in qualità di caposquadra, la frase ha ancora un senso, perché Giulio ha espulso Luke. Non sappiamo se Giulio è un re, un cagnolino o qualcos'altro, ancora un bambino piccolo, uno grande, ma sappiamo che ha espulso Luke, quindi ancora la frase ha senso. Diciamo, è povera, però ha sempre senso. Ecco come distinguere, cioè, se noi togliamo in qualità di capo squadra, o poi come detto, come rappresentante o come direttore, se si può togliere è una posizione, se non si può togliere poi la frase non ha più senso, è un complemento predicativo del soggetto. Ok, adesso spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile e ci vediamo in un prossimo video. Ah, e se avete qualche altra domanda a proposito dell'attributo e della posizione, scrivetela nei commenti. Grazie a tutti. Oggi vi spiegherò la...